2017 le sfide ambientali lanciate da Nicola Zingaretti al convegno Provincia di Kyoto. Una parte degli oltre 400 milioni di euro investiti dalla provincia di Roma serviranno a riqualificare le reti idriche e fognarie e a migliorare la qualità dell'acqua. Lo sviluppo delle energie alternative, della mobilità sostenibile e l'incremento della raccolta differenziata per la riduzione dei rifiuti completano il piano d'azione. Il buon esempio lo daranno proprio gli edifici della provincia di Roma, scuole comprese, dove saranno installati pannelli solari e ridotto il consumo di energia. La provincia prevederà un mobilificio di legno riciclato, la carta riciclata, l'adozione di stampanti o fotocopiatrici a impatto zero, insomma tutta una serie di provvedimenti che dimostreranno, cambiando il modo di governare, che oggi salvaguardia dell'ambiente vuol dire ridurre i costi, creare lavoro e creare sviluppo. Uno studio realizzato da Ambiente Italia infatti conferma che scommettere sullo sviluppo sostenibile porterà nel nostro territorio 20.000 posti di lavoro in più nei prossimi 5 anni. Obiettivi da raggiungere anche grazie alla collaborazione stabilita con la Fondazione Clinton.